Siamo gli organizzatori, ideatori, organizzatori di questo ciclo di conferenze, però con un fortissimo ausilio dell'Università Cattolica di Brescia e una collaborazione anche con l'Associazione Culturale Tina Modotti e il Centro Filippo Buonarroti. Naturalmente siamo ospitati e ringraziamo il Liceo Calini che ci fornisce la disponibilità di questo bellissimo ambiente. Io, il mio compito è semplicemente quello di portare ad introdurre la conferenza di oggi e il mio unico desiderio era quello di collocarla in un contesto più ampio, soprattutto per coloro che non avevano potuto presenziare la precedente conferenza, la quale trattava delle correlazioni fra la fisica e la filosofia. Una conferenza che è stata, secondo me, di grosso spessore, con il nostro collega oggi non presente, e che aveva dato la possibilità di spaziare ampiamente il ciclo del corso della storia, del pensiero scientifico e anche precedentemente, quindi una storia della cultura universale. Ora, riprendo quindi brevemente quelle che sono le caratteristiche essenziali di quello che noi vediamo nel valore della scienza, apportando alla fine poi anche una personale considerazione che è basata essenzialmente sul pensiero di un grande filosofo contemporaneo che è Karl Jaspers. E come vedete io ho sintetizzato in punti estremamente brevi i concetti fondamentali che comunque vorrei semplicemente approfondire in termini molto brevi riguardo del valore della scienza. Il primo è la portata culturale della scienza. La scienza, così come oggi viene recepita, nasce con l'opera di Galileo e suoi contemporanei con l'introduzione del concetto fondamentale esperibilità del pensiero scientifico, del pensiero di ricerca sulle cause dei fenomeni naturali. Da questo momento, da quel momento, si sviluppa in una maniera progressiva, direi di grandissima quantità e portata di profondità, quindi, nelle figure di Cartesio, nelle figure di Newton e via di seguito. Però la scienza ha anche delle implicazioni sociali. Noi vedremo che la scienza porta la tecnologia e la tecnologia porta dei cambiamenti sociali notevolissimi, lo vediamo nella prima industrializzazione inglese, e con implicazioni anche successive nello sviluppo di nuove dottrine scientifiche impostate sulla scienza, come l'economia e la politica stessa. Tutto questo costituisce per noi l'asse portante della nostra attività, che si manifesta essenzialmente in quel pensiero che voi vedete indicato e che vi leggo. Il pensiero scientifico costituisce uno dei principali fondamenti per realizzare un'esistenza basata sulla pari dignità degli uomini. Quindi
Questa è, diciamo, un'accezione direi generalmente acquisita. In più io ho provato a riconoscere anche un'accezione che nasce da una visione di necessità storica, così come viene riferita in un bellissimo libro da parte di Carl Jaspers, che sapete è un grande filosofo contemporaneo e che ha scritto questo libro Origine e senso della storia. Per sintetizzarlo, vi faccio vedere questa diapositiva che sembrerà complessa, ma in realtà va letta in un senso diciamo di visione prospettica che guarda sia all'origine dell'umanità sia al destino dell'umanità e passa attraverso il corso della preistoria, delle civilizzazioni dell'antichità e di quello che Carl Jaspers chiama di periodo assiale, a intendere quell'epoca che ha una decorrenza di circa 6 secoli e che va dall'800 al 200 a.C. e che vede in diverse aree geografiche mondiali, cioè nell'Oriente, l'Occidente europeo e Medio Oriente, in India e in Cina, una diciamo nascita di un pensiero nuovo basato sulla consapevolezza dell'individuo in quanto tale, sulla consapevolezza dell'essere e che si traduce essenzialmente in un passaggio graduale dalla concezione mitologica dei fenomeni della natura ad una concezione direi spirituale oppure di tipo razionale e tutto questo poi si traduce in una sintesi che però viene, secondo Jaspers, trattata, elaborata essenzialmente in Occidente, è quella che lui identifica come epoca scientifica e tecnica, alla quale non appartengono inizialmente le altre civiltà, come vedete, ma che viene poi propagata attraverso la tecnologia a tutte le civiltà esistenti, quindi ovviamente per l'Europa dove nasce, l'America, la Russia, l'Islam, l'India, la Cina e altri popoli. Questo a dire che cosa? A dire che nel periodo assiale c'è questo diciamo, passaggio dalla concezione mitica a quella di natura come dire, spirituale o razionale della lettura del pensiero, della filosofia naturale, la nascita delle grandi religioni e la ricerca delle cause dei fenomeni fisici con la nascita, diciamo, della descrizione geometrica della realtà e qui mi riferisco ad Euclide e qui poi mi inserisco a quella che sarà nel dettaglio la presentazione di Luca. L'epoca scientifica e tecnica diciamo fa proprio nel senso di sublimare questi concetti e li supera per quanto riguarda appunto l'analisi e la ricerca delle cause della filosofia naturale attraverso il metodo scientifico, come ho già detto prima. Avviene il superamento della concezione cosmologica aristotelica tramite Galileo e anche il precedente fatto sviluppato da Galileo e interviene un grandissimo sviluppo della tematica della matematica come strumento universale per la descrizione dei fenomeni fisici e un'evoluzione di pari passo della geometria. Questi due elementi costituiscono la base dello sviluppo della teoria della relatività di Einstein, come vedremo. Naturalmente
considerazioni che fa Jasper sul libro esulano in buona parte dal mio scopo, però ve ne accenno proprio per avere un'idea di quella che è la sua, il suo pensiero. Lui vede quindi nel progresso scientifico un grande passo avanti di unificazione, diciamo, di primo contatto globale delle varie civiltà. E questo, calcolate che il libro è del 1949, quindi già intravede quello che è lo sviluppo della tecnologia in termini di comunicazione come oggi la vediamo. Però è consapevole dei grandissimi rischi che questa stessa tecnologia comporta, mi riferisco alle esplosioni nucleari che si sono verificate verso il termine della Seconda Guerra Mondiale, mi fa anche un cenno e analisi nel libro, e nello stesso tempo però considera l'attuale situazione della cultura contemporanea, pur nel suo vuoto, perché lui vede un vuoto culturale sostanzialmente nella nostra epoca, però lo vede come un segno premonitore della necessità di riempire questo vuoto, così come avvenne nel periodo assiale, e di prefigurare quindi per l'umanità la realizzazione di una unità, di unità intesa come accettazione della pari dignità da parte di tutti, come esattamente noi ci prefiguriamo nei nostri scopi. Grazie. Allora vi presento brevemente Luca. Allora, lui si è laureato in matematica a Brescia nel 2001, poi ha fatto il dottorato a Pavia nel 2005. Ha fatto vari postdoc, tra cui il Politecnico di Parigi, ancora la Statale di Brescia, il Politecnico di Torino, la Dortmund University of Technology, e ora è ricercatore qua in Cattolica, dove insegna proprio geometria differenziale, quindi lui oggi vi parlerà di cose che conosce molto bene, e lui fa anche ricerca in analisi matematica, tra l'altro. E quindi, diciamo così, come vedrete, la geometria differenziale è essenziale per capire la relatività generale di Einstein, e quindi, diciamo così, è una lezione molto opportuna, diciamo così, e vi invito a fare domande, lui è bravissimo e risponderà a tutte, va bene? Prego. Allora, grazie della presentazione. E, appunto, in questa conferenza voglio cercare di farvi, perlomeno, non cercare di farvi capire, ma mostrarvi come ho capito io che non sono fisico, come ho capito, diciamo, il modo in cui Einstein ha intuito che una certa matematica poteva funzionare per gli scopi suoi. E vi ho riportato come prima slide la frase che avete anche sul volantino delle conferenze, una delle due frasi, citazioni stesse di Einstein, e in questa frase ci sono due parole, appunto, che identificano esattamente la matematica che lui ha trovato essere idonea, appunto, per quella che poi sarà chiamata teoria della relatività generale, che è appunto la geometria differenziale. Non è ancora nota, ovviamente, non è ancora nota la risposta a questa domanda, però, diciamo, pare che siamo ancora sulla strada giusta. Allora, mi piace iniziare con un avvenimento, un fatto, per poi tornare un bel po' indietro nel tempo e pian piano ricostruire la storia di un pensiero che poi fa tornare a questo fatto avvenuto nel 1912. Appunto, Einstein, come dicevo, ha già completato quella che si chiama appunto teoria della relatività ristretta, quindi, diciamo, è lo studio dello spazio-tempo, tecnicamente è lo studio dello spazio-tempo senza il campo gravitazionale, quindi senza la gravità, però è appunto alla ricerca di una relatività che parli anche della forza di gravità, per così dire, anche se per Einstein
la forza non esiste sostanzialmente, a differenza di Newton. Ma non ce la fa. Non ce la fa perché se appunto alcuni di voi conoscono, diciamo, un po' di queste cose, sanno bene che c'è una differenza sostanziale tra la relatività ristretta e quella generale, una differenza proprio nella matematica da essere utilizzata. La relatività ristretta sostanzialmente si può fare anche in un corso di fisica del primo anno, non servono tanto il primo anno di università, quindi non servono particolari conoscenze, mentre invece la generale è più, diciamo, richiede una matematica diversa, che è lo scopo del mio intervento. Einstein, disperato, chiede aiuto a un suo compagno di studi, Marcel Grossman, un matematico, e è celebre appunto questa frase in cui, dopo vari tentativi, appunto Einstein crolla e chiede appunto aiuto in questo modo al suo amico Grossman, quindi qui erano ancora studenti a Zurigo. Questa immagine è stata presa appunto in quel tempo. E Grossman, dopo un po' di ricerche bibliografiche, propone a Einstein di guardare testi, alcuni testi in italiano, scritti da matematici italiani, che erano docenti all'Università di Padova, che sono Ricci Curbastro a sinistra e suo allievo Tullio Levicidita a destra. Questi due signori hanno sviluppato una matematica, diciamo, completamente indipendente dalla relatività, da quello che poi sarà il fondamento strutturale della relatività, che è appunto il nome di questa matematica, quello che c'è scritto sotto queste immagini. Adesso, oggi questa matematica non si chiama più così, oggi probabilmente perché avrete già sentito parlare di calcolo tensoriale, ma il nome originale di questa matematica è calcolo differenziale assoluto, cioè era già noto ai tempi di Einstein come il calcolo differenziale fosse utile a risolvere questioni provenienti dalla fisica, dall'ingegneria o tantissimi altri settori, ma sostanzialmente andava bene su spazi, per così dire, piatti, cioè cose dritte sostanzialmente. Poi saremo più precisi su questo. Questi due signori hanno cercato di generalizzare queste tecniche a spazi che sono in realtà curvi, che è proprio quello che serviva a Einstein. Io cercherò proprio di mostrarvi, diciamo, il punto essenziale che sta in questa teoria del calcolo differenziale assoluto, punto essenziale che suggerì Einstein che questa era la matematica giusta di cui lui necessitava, e questo succederà più o meno alla fine della conferenza. Come Einstein concepisce il suo universo e cosa quindi gli ha fatto pensare che quel calcolo, di cui poi vedremo qualche dettaglio, è veramente la risposta che lui stava cercando da anni. Sostanzialmente l'universo fisico per Einstein è solamente geometrico. Quindi Einstein, a differenza, poi avrò una figurina che vede Einstein accanto a Newton. Per Newton voi sapete che c'è la forza gravitazionale, eccetera, eccetera. Per Einstein non c'è nessuna forza. La teoria della relatività generale è una teoria della gravitazione. Ma per Einstein non c'è la forza. Quindi per Einstein in realtà i punti, i corpi, insomma, il celeste, quello che volete, la meccanica, diciamo, è semplicemente determinata dalla geometria dello spazio. Quindi non c'è una forza attrattiva, repulsiva, non c'è niente. In realtà i corpi materiali seguono delle curve nello spazio, non perché ci sia, non so, un pianeta o qualcosa che li attrae, ma perché seguono la geometria dello spazio. Quindi questo è il modo di vedere l'universo. E la sua teoria dirà che io posso trovare la geometria dello spazio a partire dalle masse che in esso sono presenti. Quindi non so, c'è il Sole, c'è Giove, insomma ci sono varie cose. Allora io, con quelle che poi si chiameranno equazioni di Einstein, a partire dalle masse posso trovare
la geometria dello spazio che a sua volta determina il movimento dei corpi in esso. Questi corpi si muovono sempre per il principio di inerzia. Quindi per Einstein non c'è F uguale ma. Per Einstein c'è solo il, tra virgolette, c'è solo il moto rettilineo uniforme, che è il moto lungo le cosiddette cilodettiche, che sono le linee, che sono le linee nello spazio, che sono energeticamente più convenienti. Cioè un corpo non viaggia a caso, cioè viaggia sempre lungo la linea su cui gli conviene viaggiare. Adesso che questa sia dritta o storta non ha molta importanza. Questa solo la forza in gravità. Prego? Questo riguarda la forza in gravità. Sì, sì. Se c'è qualche altra forza c'è anche braccio. Sì, 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 aggiunge forza, certo, esterna. Sì, sì, sì. Allora, in realtà questo non è molto strano da capire, poi vedremo che ad esempio principe di geometria non euclidea, però non è molto difficile da capire il fatto che un moto rettilineo uniforme potrebbe anche essere curvo. Sembra una contraddizione, ma non lo è, perché se voi lanciate una pallina che è costretta a stare su una sfera, sulla superficie di una sfera, questa, sebbene non sia soggetta per esempio a nessuna forza, è costretta a curvare. Se vedete la sfera immersa nello spazio ordinario, ma non curva perché c'è una forza che agisce su di essa, curva perché lo spazio su cui si muove è curvo. Per cui, diciamo, rispetto alla superficie della sfera, il suo moto è rettilineo uniforme. Ma la sfera, cioè, non crei quindi un vincolo, il vincolo sulla sfera genera la forza. Genera una forza, ma se uno vede la sfera immersa nello spazio. Se la sfera è il mondo, non c'è nessuna forza che fa girare la pallina. Quindi questa pallina, cioè, ci sarebbe ogni forza, diciamo, ortogonale, che è la forza che uno avrebbe se vedesse tipo il moto circolare dall'esterno, sarebbe una forza centripeta. La forza centripeta, essendo ortogonale al vincolo, il vincolo stesso non la vede, perché non produce movimento sulla sfera, si può avere una forza radiale perpendicolare alla sfera. Quindi questo non, diciamo, fa pensare che non è poi così contraddittorio pensare a un moto rettilineo uniforme come in realtà qualcosa di apparentemente curvo. Questo perché guardiamo le cose dal di fuori, cosa che invece la relatività non vuole fare. Quindi l'universo di Einstein è contrapposto a quello di Newton. Per Newton l'universo fisico è piatto, mentre invece per Einstein è geometrico e piegato dalla gravità. Quindi vedete anche che c'è una nozione anche di curvatura dello spazio, per cui ci sono varie cose che Einstein cerca di mettere insieme nella sua visione geometrica dell'universo. E diciamo, questo modo di vedere l'universo geometricamente profondamente diverso da un universo euclideo come può essere quello di Newton induce a un'ovvia riflessione su cosa sia la geometria non euclidea, che in realtà è lo scopo di questo intervento. Quindi l'universo di Einstein non verifica le leggi della geometria non euclidea, la geometria euclidea, abbiamo appena fatto l'esempio della superficie della sfera e adesso lo riprenderò. Per cui bisogna un attimino capire, se uno vuole capire l'origine dell'idea di Einstein e perché si è rivolto a una certa matematica, almeno da dove hanno origine queste geometrie non euclidee, come mai è nato questo modo di, a prescindere da Einstein, è nato questa riflessione sull'eventuale esistenza di spazi non euclidei. E la storia qui è decisamente lunga. Quindi la domanda è: da dove hanno origine questa riflessione appunto su eventuali spazi che non verificano la geometria che tutti noi studiamo a scuola? E in realtà, diciamo un po' sorprendentemente, già ai tempi di Euclide ha origine la riflessione sulla geometria non euclidea. Può sembrare anche questa un po' una contraddizione, ma se uno sta attento un po' e si legge con attenzione gli elementi di Euclide,
si accorge che c'è qualcosa che non va in qualche punto. Adesso cerco di essere più chiaro. Quindi siamo nel 300-400 più avanti Cristo, Euclide non è neanche certo che sia esistito, quindi. Però ci è pervenuta la sua opera più importante, gli elementi di Euclide, un trattato, non è un trattato di geometria, come molti credono, ma è un trattato di matematica. La geometria è una parte della matematica, ma negli elementi di Euclide è raccolta tutta la matematica nota ai tempi di Euclide. Quindi lui ha fatto una raccolta di tutti i risultati che erano noti fino a quel tempo. Poi il fatto che i classici greci privilegiassero la geometria piuttosto di altre parti della matematica, questo effettivamente è un dato di fatto. Euclide lo vedete qua, chinato, che sta disegnando per terra, il vecchio Aristotele, Platone sullo sfondo, sono tanti vari, probabilmente questo è Pitagora. Quindi Euclide è il presunto autore di quest'opera in 13 libri che ci è giunta più o meno intatta fino a noi, in varie edizioni. Tra l'altro quest'opera, in quanto numero di edizioni, pensate, è seconda solo alla Bibbia. Quindi questo dice dunque su quanto gli elementi di Euclide siano stati stampati e studiati. Qui ho fatto un'immagine di questa proposizione, che è il teorema di Pitagora. Qui c'è la dimostrazione che propone Euclide di questo teorema. E come vi dicevo, è un'opera di matematica e non solo di geometria, ma tutta scritta in veste geometrica. Perché ai greci piaceva così. E ne è una prova, per esempio, come c'è un libro, adesso non ricordo quale, forse il decimo o l'undicesimo, in cui si tratta dell'aritmetica dei numeri, razionali ovviamente, voi sapete che per i greci era assurdo parlare di numeri irrazionali. E c'è la regola del quadrato del binomio, a più b al quadrato è a al quadrato più b al quadrato più due volte b. Non la trovate mica scritta così, ma la trovate fatta così. Quindi trovate un quadratino di lato A, un quadrato di lato B e due rettangoli a B e A. Questa è la dimostrazione del quadrato di binomio trovato negli elementi di Euclide. Quindi vedete che questo è un esempio, ma vedete che anche per fare dell'algebra Euclide usa comunque sempre solo la geometria. Qui è un po' come se fosse algebra geometrica, come si potrebbe chiamare oggi. Va bene, cosa introduce all'inizio degli elementi Euclide? Introduce anche geometria solida, fa tantissime cose. Comunque, se voi aprite il primo libro, a parte quelle che si chiamano nozioni comuni, che sono un po' nozioni primitive, Euclide introduce, fa, diciamo, una teoria che si chiama anche assiomatica. Questo è un punto, secondo me, cruciale. Si riallaccia un po' a una domanda che ha fatto la scorsa volta uno di voi del pubblico, che cercava di spiegarsi come spiegare a un bambino elementare che cos'è un punto geometrico. In realtà, ovviamente, uno quando studia la matematica deve sempre farsi un'idea delle definizioni e di tutto, e anzi, è doveroso farsi un'idea di tutto ciò. Però noi siamo qua per fare un discorso scientifico di buon livello, almeno la speranza è quella di far passare delle cose che sono appartenenti a un discorso scientifico serio, e quindi questa è l'occasione per dire come seriamente la matematica inizia e procede. In matematica non ha in geometria, per esempio, e questo Euclide l'aveva capito parzialmente, però non gli possiamo dare troppi torti, visto che non ci ha lasciato. In geometria, per esempio, non ha nessuna importanza che cosa sia il punto. Non ha nessuna importanza che cosa sia la retta, che cosa sia il piano. Le cose importanti sono le proprietà che questi oggetti verificano. Voi chiedete a uno che passa per la strada che cos'è un numero naturale. Cosa risponde a questo poveraccio a cos'è un numero naturale? È difficile dire che cos'è un numero naturale. Questo è un altro esempio, diciamo la geometria si vede un po' di più dei numeri, il numero è un concetto più astratto, ma
definire che cos'è un numero naturale non è mica facile. C'è una definizione, è vero, di numero naturale, tecnicamente sta all'interno della teoria degli insiemi, che è quello oggi riconosciuto come fondamento dell'intera matematica. Teoria degli insiemi sposta il problema: che cos'è un insieme? Un insieme in matematica non è proprio definito, è una cosiddetta nozione primitiva. La matematica parla, la teoria degli insiemi, se volete, parla di oggetti che si chiamano insiemi. Io elenco delle proprietà che questi oggetti verificano, do un simbolo che si chiama di appartenenza e dico: guarda, ci sono queste proprietà. Poi chiaramente uno nel scrivere le proprietà si fa un'idea di quali proprietà sono ragionevoli, però ai fini della matematica questo, ai fini di un discorso serio dal punto di vista scientifico come vogliamo fare noi, questo è influente. Cioè, come detto, è doveroso farsi delle idee degli oggetti, ma dal punto di vista logico-deduttivo, come infatti vuol fare Euclide, non è necessario. Diciamo. Quali sono gli assiomi quindi che lui propone? Sono quelli che tutti noi ricordiamo, o meno dovremmo. Per due punti distinti passa una soretta, qui vi riporto le parole dello stesso Euclide, quindi a volte possono sembrare un po' arcaiche, giustamente, perché hanno 2500 anni. Si può prolungare una retta oltre gli estremi indefinitamente, cioè una retta prolungabile all'infinito, per quanto questo possa voler dire. Terzo postulato, userò indifferentemente la parola assioma e postulato, nella matematica sono perfettamente sinonimi. Sono affermazioni prive per definizione di dimostrazione. Questo è sufficiente per noi. Dato un punto e una lunghezza, è possibile descrivere un cerchio. Questo vabbè, l'ho nominato semplicemente perché volevo fare l'elenco completo, così come tutti gli angoli retti sono uguali, e Euclide dà anche la definizione di angolo retto. Adesso questo non ha molta importanza. Primi quattro assiomi, e c'è il famoso quinto postulato, che ve l'ho messo in una slide a parte proprio perché è il più strano di tutti e anche il più difficile da enunciare. Allora, prima di dare la sua versione easy, cerco di darvi vi do la versione che si trova negli elementi. Poi c'è anche una figurina, anzi, vi metto direttamente la figura così. Se una retta blu taglia altre due rette, quelle in viola, determinando dallo stesso lato, qui a destra, angoli interni, quello, diciamo, questo verde arco e questo giallo, la cui somma è minore di quella di due angoli retti, quindi minore di un angolo piatto, prolungando indefinitamente le due rette, queste si incontreranno dalla parte dove la somma di quei due angoli è minore dei due retti, quindi la situazione che è descritta dalla figura. Va bene, queste due rette viola partono con angoli la cui somma è più piccola di un angolo piatto, allora Euclide dice per forza queste prima o poi si incontrano da quella stessa parte. Questa è la forma originale del quinto postulato, quella che trovate se aprite gli elementi, potete trovare questa forma di questo quinto postulato. In una forma equivalente, più semplice, che è quella che tutti lo conosciamo come postulato delle parallele. Cosa c'entra il parallele? C'entra perché quello che abbiamo appena detto è equivalente a dire che data una retta R e un punto P che non sta su R, c'è un'unica retta S che passa per P e non incontra R. Questo è equivalente, uno lo fa vedere, non è difficile farlo vedere, questo è equivalente al vero quinto postulato di Euclide. E questo è il celebre assioma delle parallele, quindi esistenza e unicità della parallela passante per un punto esterno, parallela a una retta data passante per un punto esterno alla retta data. In realtà Euclide stesso
si era accorto che, non da questa formulazione la dimostra, ma si era accorto che il quinto postulato è diverso dagli altri, però non ci ha visto abbastanza lontano. Come mai possiamo dire che lui si era accorto che era un po' diverso dagli altri? Perché se voi aprite i vari libri degli elementi, scoprite che Euclide cerca di dimostrare, e dimostra, il più grande numero di teorie possibili, a volte con dimostrazioni anche complicate, senza usare il quinto postulato. Quindi usa solo i primi quattro. E uno dice, come mai si accanisce a non voler usare il postulato delle parallele quando c'è a disposizione e certe dimostrazioni potrebbero essere più semplici? E quindi, questo non è ovviamente noto, ma però è probabile appunto che Euclide ritenesse il quinto postulato in realtà dipendente dagli altri assiomi, cioè lui riteneva che il quinto postulato dovesse essere un teorema, quindi necessariamente vero se sono veri i primi quattro e quindi deducibile logicamente dai primi quattro, ciononostante non riuscì a dimostrarlo. In realtà è giusto che riuscì a dimostrarlo perché non è indipendente, cioè è indipendente dai primi quattro, non è da essi indipendente. Quindi per questo l'origine della geometria non euclidesca ancora in Euclide, perché Euclide stesso aveva delle perplessità sul quinto postulato. Appunto a causa di queste perplessità e probabilmente a causa della sua convinzione che fosse in realtà un teorema, cioè che fosse deducibile dei primi quattro, per tantissimi anni i matematici hanno cercato di dimostrarlo. Ci sono migliaia di dimostrazioni, di presunte dimostrazioni del quinto postulato, tutte sbagliate, e sono durate, pensate, fino al 1800, quindi per più di 2000 anni i matematici erano convinti che fosse un teorema e hanno proposto dimostrazioni. Alcune sono veramente fine, è difficile riuscire a scovare degli errori alla fine, quindi sembra effettivamente che alcune siano vere e proprie dimostrazioni. In realtà è molto semplice convincersi che questo non può essere vero. La vera origine della geometria non euclidea sta tardo 800, Bolyai in realtà un po' prima, ma diciamo i primi lavori riconosciuti di geometria non euclidea sono da parte di Bolyai, un ungherese, e Lobachevsky, un russo, i quali in realtà erano ancora convinti che il quinto postulato fosse il teorema. Cosa fanno quindi? Loro cercano di costruire una geometria in cui non vale il quinto postulato e di arrivare a una contraddizione logica. Quindi costruiscono degli spazi che loro stessi dichiarano assurdi, con la speranza di avere una contraddizione e di dimostrare così l'assolutezza di Euclide. E questo in realtà non si verifica, questo non si verifica perché non è vero. In realtà anni prima c'è un altro matematico molto importante per quello che diremo, che ha una produzione vastissima, sicuramente tutti voi lo conoscete, il quale ha di fatto scoperto le geometrie non euclidee. In realtà ha scoperto molto di più, è il padre della geometria differenziale, che è appunto Gauss. Ma le sue carte, le sue ricerche sulle geometrie non euclidee sono state trovate solamente dopo la sua morte nel suo cassetto. E frase, la celebre, scusate, è celebre la frase di Gauss: temevo le strida dei beotti nel pubblicare queste cose, cioè lui temeva di anticipare troppo i tempi presentando appunto queste ricerche di geometria non euclidea. Ma la geometria differenziale di Gauss, poi vedremo cosa vuol dire, va esattamente, contiene già tutto quello che uno necessita per costruire degli spazi che non verificano le regole di Euclide. E Gauss è affascinante perché ha intuito queste cose con la fatica. Gauss tedesco era stato, gli avevano commissionato di andare in giro per lo stato di Hannover a rilevare le altitudini eccetera eccetera delle montagne e tutto. Lui ha preso il zaino, è stato in giro tipo 2 o 3 anni a rilevare qualsiasi cosa con un geometra
vero e proprio di quello che lavora con Stella Pendolo, tanto per dire, è tornato a casa, si è messo a disegnare tutto e poi ha presentato appunto la carta geografica dello Stato di Hannover e si è chiesto, ah, io sono andato in giro camminando su e giù per le valli e ho camminato su qualcosa che non è dritto, ho camminato su qualcosa di curvo e ho misurato distanze. Non è che per caso c'è un modo per capire che io ho camminato su e giù, cioè ho camminato su una superficie curva, c'è qualcosa che mi faccia capire che io ho effettivamente fatto dei percorsi curvi semplicemente dalle distanze che io ho misurato? Questa è la nascita della celebre curvatura di Gauss. Cioè lui si è chiesto se era possibile trovare una nozione di curvatura di uno spazio, per quanto questo possa voler dire, quanto uno spazio curvo, camminandoci sopra. Questa è la vera innovazione, perché noi vediamo che una superficie curva quando la guardiamo da di fuori. Io vedo che una sfera è curva se la guardo dall'esterno. È difficile pensare come camminando sopra la sfera io possa percepire che è uno spazio curvo e non dritto. E in realtà la geometria di Gauss, o quella poi di Riemann e di tanti altri signori che citeremo, spiega esattamente come determinare questo oggetto che si chiama curvatura stando sopra la superficie. Questo guardate che è un punto di vista che è assolutamente la chiave di quello che inventa Einstein, perché Einstein vuole una teoria dell'universo. Io non posso guardare l'universo dal fuori. Fuori dall'universo non c'è niente, signori. Quindi io devo scoprire le proprietà geometriche dell'universo dentro l'universo. Quindi camminando, dando in giro per l'universo, io devo riuscire a capire che geometria ha. Quindi volete fare l'esempio della superficie bidimensionale dello spazio, io camminandoci sopra devo riuscire, misurando le distanze, devo riuscire a capire che geometria questa superficie ha. È un piano? È una sfera? È una sella tipo una patatina, come poi vedremo, in superfici iperboliche? Gauss ci insegna, e altri poi ci insegnano come fare. E questa è, come vi dicevo, la chiave per capire appunto la come può essere usata questa geometria per descrivere un mondo al di fuori del quale, per definizione, non c'è nulla. Appunto, uno è chiaro che ha ragione veduta, uno dice guarda, non ci voleva Gauss per capire che gli spazi non euclidei ci sono, perché in realtà abbiamo sempre avuto sotto i piedi uno spazio non euclideo, che è appunto la superficie terrestre. La Terra è approssimabile a una sfera, prima battuta, la superficie della sfera con un'opportuna nozione di punte diretta diventa quello che si chiama anche piano ellittico. E su questo piano il quinto postulato non è più vero. Non è più vero perché, adesso vedremo come mai, perché dipende da cosa uno chiama retta. Perché due rette sulla superficie di una sfera si incontrano sempre, quindi non ci sono parallele. Non ci sono parallele perché sulla superficie di una sfera le rette sono i meridiani, cioè sono gli archi, dice, decido di chiamare rette, quindi questa è una definizione. Qui do la definizione di punti retta perché costruisco un modello in uno spazio che già conosco, che è lo spazio ordinario, quindi posso qui definire punto retto. I meridiani, gli archi di cerchio massimo, sono quelle che chiamo rette. Tra l'altro qui vedete che oltre a cadere la somma delle parallele vi cade anche, perché i meridiani si incontrano sempre in due punti almeno, che sono diversi, si incontrano sempre in punti cosiddetti antipodali, tipo polo nord e polo sud, lì passano due meridiani. E diciamo questa nozione diretta va, come mai dice uno, scegli i meridiani e tipo non i paralleli, perché nella, o meno non tutti i paralleli, perché l'equatore per esempio funziona perché è anche un meridiano. Uno sceglie questa per, diciamo, avere in mente,
conservare il fatto che la retta è, vuole essere, diciamo, la curva che io percorro per andare da un punto all'altro spendendo meno distanza possibile, meno lunghezza possibile. Qui la linea più breve che connette due punti, ecco. E questo è il motivo per cui uno sceglie i meridiani. Se uno fa il conto sulla una sfera, trova che i meridiani soddisfano questa proprietà. Quindi se voi attaccate due punti che non sono antipodali, per esempio, c'è uno solo arco di meridiano di lunghezza minima che connette questi due punti. E tra tutti i percorsi di lunghezza tra tutti i percorsi che connettono quei due punti, l'arco di meridiano più corto è quello di lunghezza minima. Quindi questo, diciamo, è come mai uno sceglie di chiamare rette sulla superficie di una sfera i meridiani, cioè i cerchi massimi. E li trovi facilmente, perché sono le intersezioni tra la superficie di una sfera e un piano che passa per il centro della sfera. Questi sono i meridiani. E quindi disegnate qui, ci ritorneremo anche su questo triangolo in rosso che vi ho disegnato, perché è importante capire anche come si comportano i triangoli su superfici non euclidee. Intanto, qui il quinto postulato è caduto. Non ci sono parallele. Due rette qualunque si incrociano in almeno, in realtà in almeno un punto. Qui sorvolo perché definire che cos'è un punto su una sfera, se uno vuole preservare il fatto che per due punti passa una sola retta, due punti distinti, non va bene la nozione di punto come punto della sfera. Comunque, se siete interessati, questo te lo posso poi dire, se qualcuno lo chiede, ma non è, diciamo, il punto della questione. Intanto l'assioma del parallele è caduto perché non ci sono parallele, ma potrebbero anche essere tante di parallele, e quindi l'assioma del parallele potrebbe cadere anche in questo senso. Quindi può cadere perché non ce ne sono, può cadere perché c'è più di una, e in effetti ce n'è più di una per la geometria iperbolica. Quindi in questo esempio il parallelismo di geometria iperbolica è completamente l'opposto di quello della geometria ellittica, cioè quella della sfera. Perché la geometria iperbolica, la tipica superficie iperbolica è fatta a sella, come vedete lì, quindi questa è la forma che ha una superficie iperbolica, forma tipica che può avere una superficie iperbolica. Addirittura, dato un punto esterno a una retta, ci sono infinite rette che non incrociano, almeno due, in generale infinite rette che non incrociano la retta stessa. Vedere questo su questa superficie non è molto semplice, e ragionare sulle superfici fatte come la sella, che sono le tipiche iperboliche, non è particolarmente agevole, soprattutto per vedere anche il triangolo che disegnavo prima sulla sfera. In realtà, proprio per questo motivo, sono stati proposti dei modelli, tra virgolette, piatti di geometrie iperboliche. Dico tra virgolette perché in realtà quello che vi farò vedere adesso non è uno spazio piatto nel senso della geometria iperbolica, perché in realtà è curvo. È piatto semplicemente perché è costruito sul piano euclideo. E ho scelto di presentarvi, per vedere meglio poi le proprietà sui triangoli, il disco di Poincaré. Questo è stato proposto da questo matematico illustre francese, Poincaré, il quale ha detto: guarda, tu prendi un disco nel piano euclideo, un disco privato del suo bordo, quindi il bordo non c'è, è un disco aperto per così dire. La circonferenza di bordo non è, i punti della circonferenza non sono punti del piano di Poincaré. Le rette sono o i diametri del cerchio, del disco, oppure sono gli archi di circonferenza che tu tracci nel disco che incidono il bordo ortogonalmente. Queste sono le rette della tua geometria. Vedete subito che con questa definizione di retta, data una retta, quindi un arco di circonferenza che è quello lì in blu, e un punto che è quello, non ha una lettera, però quel punto dove tutte quelle circonferenze si incrociano, lo vedete lì in alto, per quel punto passano un sacco di rette che non incrociano quella retta in blu.
Tutte queste sono parallele alla realtà blu, perché non incrociano, parallele, possiamo dire sono parallele, ma non incontrano quella rete. Per cui questa è una geometria in cui il quinto postulato è caduto nell'altro modo. Sempre sulla sfera non c'erano parallele, qui ce ne sono addirittura infinite, da un punto esterno a una retta data. Allora, non vi ho detto sulla superficie di una sfera si può parlare, vi ho detto quando vi ho richiamato la... il fatto come mai scegliamo di chiamare retti meridiani, perché vi ho detto uno calcola la distanza tra due punti, appunto volendo che la lunghezza minima sia realizzata dal meridiano, e anche nel disco di Poincaré, adesso vi riporto la formula, ma in realtà perché voglio farvi capire qualcosa, la distanza che si dà nel disco di Poincaré tra un punto P e O, che è, adesso non l'ho disegnato, ma O è il centro del disco. Ve lo scrivo solo distanza punto centro, poi si può calcolare la distanza tra due punti generici, quella non ve la scrivo perché è un po' più complicata, non che questa cosa sia semplicissima, però mi permette di fare un'osservazione, e ha questa forma strana. Quella lunghezza di OP è proprio la lunghezza euclidea del segmento OP, il disco di Poincaré, ricordatevi, è costruito nel piano di Euclide, quindi io posso misurare la lunghezza di OP, lunghezza euclidea di OP. Faccio 1 più lunghezza di OP fratto 1 meno lunghezza di OP e ne piglio il logaritmo. Perché faccio questo? Perché con questa definizione succede questa cosa curiosa. Vedete che quando se il disco ha raggio 1, questa l'ho scritta per il disco di raggio 1, il centro di raggio 1, quando P arriva sul bordo, OP è lungo in senso euclideo 1, il raggio del disco. Ah, 1 meno 1, 0. Succede qualcosa di strano, quindi diventa un infinito. Il logaritmo tende a più infinito quando l'argomento è più infinito. Quindi succede questa cosa curiosa che ho scritto sotto. Se voi vi allontanate dal centro del disco di Poincaré a velocità costante, velocità costante nel senso della distanza di Poincaré appena scritta, arrivate al bordo del disco in tempo infinito. Questa è la geometria iperbolica. Voi state arrivando al bordo del disco andando sempre, non so, a un metro al secondo, ma rispetto a questa distanza. Questa distanza vi dice che in realtà andando lungo poi una geodetica, per esempio, che sono le curve percorse in questo modo, molto rettilineo uniforme, ecco. Andate di molto rettilineo uniforme dal centro del disco puntando verso il bordo. Arrivate al bordo in un tempo infinito. Quindi in questo sta, il bordo non sta nel disco, quindi è come se il bordo fossero i punti agli infini. Se qualcuno sa cos'è la geometria proiettiva, va un po' in questa direzione, raggiungiamo quei cosiddetti punti agli infini. Altre stranezze della geometria non euclidea non sono finite, proprio perché, andando incontro a quello che voleva Einstein, il parallelismo si combina a dare la geometria non euclidea alla curvatura. Avete visto come è curva la superficie di una sfera, e questa si chiama anche curvatura positiva. Vi basta che capiate che la sfera è curva in un modo e la sella è curva in un altro modo. Penso sia evidente dalle figure che c'è un cambio di curvatura. In effetti la curvatura della sfera è positiva, quindi con curvatura positiva siamo in una geometria ellittica. Il triangolo che vi ho fatto vedere prima sulla sfera vi fa vedere un'altra proprietà curiosa della geometria non euclidea. Non è più vero che la somma degli angoli interni a un triangolo è 180 gradi. Il triangolo che vi ho detto prima, poi lo riprenderò, sulla sfera non somma più a 180 gradi gli angoli interni, ma è più grande. Quindi siamo in una geometria che si chiama ellittica. In contrapposizione abbiamo geometria curvatura negativa, sella o disco di Poincaré. Ricordatevi che il disco di Poincaré è un modello piatto, ma è piatto perché, semplicemente perché è costruito nel piano euclideo.
ma lui c'ha una curvatura che vale meno 1, se uno la calcola, quindi è piatto solamente perché è costruito come modello nel piano euclideo, ma la curvatura dipende dalla distanza, e quella, la distanza fa questa stranezza, la distanza di un punto dal bordo è più infinito, e quindi non è certamente un modello piatto nel senso della geometria di Euclide. In questo caso succede l'opposto per i triangoli, cioè la somma di angoli interni è più piccola di 180. E questa è la classificazione per triangoli delle tre geometrie: l'euclidea centrale, ellittica sulla sfera, vedete un bel triangolo che ha tre angoli di 90 gradi, 270 mi viene la somma degli angoli, e geometria iperbolica a destra con un triangolo con questi angoli un po' appuntiti che sommano meno di 180. È facile vedere il comportamento dei triangoli sui due modelli che vi ho presentato. Sulla sfera, torniamo alla figura di prima, qui vedete è abbastanza chiaro che quei tre angoli sono più di 180 perché sulla sfera l'angolo si apre un po' di più, e invece si chiude, vedete, sul disco di Poincaré. Ho scelto il disco di Poincaré perché è facilissimo qui vedere intuitivamente che i tre angoli alfa, beta e gamma sommano a meno di 180. Vedete che sono più appuntiti adesso in geometria iperbolica. Le rette sono quei tre archi di circonferenza. E qui è facile vedere la proprietà dei triangoli in geometria iperbolica. Domanda: a parità di lunghezza dei sette lati? No, con qualunque triangolo vuole, non è semplicemente equilato, però io sono triangoli, quindi fatti con rette, quindi con archi di circonferenza. Ok. Ecco, seconda parte della conferenza, andiamo un po' più nel difficile, c'è questa parola DS quadro, questo si chiama ancora così, vediamo come in realtà si è evoluto questo concetto appunto di geometria non euclidea nel tempo, e cominciano a prendere forma le idee di Einstein. Allora, questo nasce, voi sapete che una delle rivoluzioni più importanti dell'intera matematica avviene con Cartesio, grosso modo nel 500, che è esattamente l'idea opposta dei greci. I greci, vi ho fatto vedere prima a più b al quadrato, i greci facevano anche l'algebra con la geometria. Cartesio ha detto no, piantiamola qua, facciamo invece la geometria con l'algebra, cioè facciamo la geometria analitica, quindi basta con tutte queste dimostrazioni sintetiche, non si può più, vogliamo che adesso l'algebra venga in aiuto della geometria. Cioè adesso, signori, la retta è un'equazione tra due incognite x e y che verificano una certa relazione, la circonferenza è un'equazione x quadro più y quadro uguale a 3 per esempio, e quindi trasferiamo tutti i concetti della geometria sull'algebra, manipoliamo in modo algebrico e reinterpretiamo il risultato. Quello che ha proposto quindi Cartesio è coordinatizzare lo spazio geometrico, cioè parlare di coordinate, per esempio appunto in onore suo, cartesiane, ortogonali, tutto quello che volete. E questa è, diciamo, è stato un punto di svolta, perché poi ha dato origine anche a tutta una serie di problemi, per esempio prima dei tangenti, prima di determinare l'area sotto una curva, e che poi ha segnato anche la nascita del calcolo infinitesimale, come sappiamo tutti. Quindi a cascata, diciamo, ha fatto sì che si creasse una matematica di livello molto più alto rispetto a quella antica. Qui in realtà, adesso io parlo sempre di coordinate locali un po' per deformazione professionale, perché si chiamano sempre così, però è anche giusto chiamare locali, perché effettivamente su uno spazio qualunque sono sempre locali le coordinate, cioè posso darle solo attorno a un punto, non so cosa succede lontano a un punto, mi basta capire cosa succede attorno a qualcosa, poi attorno a qualcos'altro rifaccio gli stessi ragionamenti e così via. Comunque, questa è una sottigliezza, potete pensare coordinate definite su tutto lo spazio e basta.
per esempio appunto le ben note coordinate cartesiane ortogonali della geometria analitica, quindi sono un punto P nello spazio ordinario a tre coordinate x, y, z. Tu per dirmi dove sta P ti dico guarda 3 metri di qua, 2 metri in su e poi 5 metri in là e trovi P. Queste sono le coordinate cartesiane ortogonali. Ricordatevi questa analogia di vai qui e vai là, perché poi con questa analogia cercherò di farvi capire, per chi non li conosce, le coordinate polari di piano. Questo è un modo per dare le coordinate di un punto dello spazio. E va bene. Adesso, motivati da un problema fisico, voi supponete di avere una superficie S bella curva in uno spazio. Fate finta che questo S sia il vostro universo. Non so, un universo bidimensionale. Facciamo finta che, per capire il conto, che l'universo sia bidimensionale. Avete una curva C, qui l'ho già fatta a pezzettini, ma adesso questa curva C potrebbe essere la traiettoria di un punto che si sta muovendo nell'universo, giusto? Questo punto se ne va in giro su S e percorre questa traiettoria C. Quindi siamo proprio in fisica qua. Però l'universo è curvo, è questa bella superficie curva, non è piatto, come Einstein lo diceva. È fondamentale per la fisica, insomma, se volete determinare spazio, sapere quanto è lunga la curva, quanta strada ha fatto il punto. Quindi calcolare la lunghezza di questa curva. Benissimo, l'ha fatta a pezzettini, quindi vedete questo punto P e i pezzettini sono piccolissimi, quindi dopo P c'è un punto che ho segnato come DP. DP vuol semplicemente dire che è un punto che è molto molto vicino a P. Ecco, è il punto immediato, voi aspettate un istante di tempo, siete finiti in DP. Quindi l'idea è calcolo quanto è lungo l'archettino P di P e poi sommo tutti gli archettini e ho la lunghezza della curva. Fin qui, diciamo, è un po' euristico il discorso. E adesso uso le coordinate locali. Faccio il conto con le coordinate. So che su S mi ha insegnato che gli spazi geometrici sono coordinatizzabili, come lo era il piano. Coordinatizzo S. X e Y sono due S di dimensione 2, giusto? È una superficie, quindi mi aspetto di avere due coordinate. Quindi P punto si porta presso le sue due coordinate X e Y, giusto? Il punto immediatamente successivo si porta presso le sue altre due coordinate che non scrivo, però saranno X più qualcosa di piccolino, Y più qualcosa di piccolino. Do un nome all'incremento che hanno queste due coordinate, cioè nel passare da P a DP la coordinata X ha fatto un incremento che chiamo di X, la coordinata Y ha fatto un pezzettino che chiamo di Y. Questo è tutto per trasferire semplicemente dallo spazio alle coordinate, che sono numeri, quindi con i numeri posso lavorare, quei punti no. Ecco, adesso vi tralascio questo conto, ma l'idea è finita, questo è semplicemente un conto, l'idea sta tutta qua, in quello che vi ho appena detto. La lunghezza dell'archettino PDP che vi ho scritto, la chiamo DS, pezzettino di arco, vi viene la radice quadrata di questa quantità. Adesso avrà molta importanza che forma, ma ripeto, per trovare questo basta semplicemente fare un calcolo, non c'è nessuna idea. L'idea sta tutta nel chiamare con dx e dy quanto le coordinate di P si muovono quando io passo da P a un punto aspettando un istante, quindi un intervallo di tempo molto piccolo. Vi viene una formula fatta così. Vedete che assomiglia un po' al teorema di Pitagora. C'è una radice, ci sono dei quadrati. Per certi, ci sono certi numerini che ho indicato con C11, C12. C11 è perché è accoppiato di x alla seconda.
di x per dx e x è la prima coordinata, qui l'ho chiamato g11. Vedete, g12 è a moltiplicare di x per dy, x è la prima coordinata, y è la seconda, quindi c'è g12, e stessa cosa g22 è accoppiato alla seconda coordinata y, e c'è un dy per dy. Va bene, ci sono certi numeri, non so, 3, 4, meno 5 ottavi, che ne so, che dipendono da P. Pezzo misto? Quale pezzo misto? XY, sì. Perché ho iniziato l'altra volta. Sì, adesso ci arriverò, eh. Ecco appunto, rispondo subito alla domanda di Roberto. Se voi vi fate lo stesso conto, ma questa S è un piano, vive, non ho G11 e G22, e scegliete le coordinate cartesiane ortogonali, importantissimo, vi vengono G11, G22 uguale 1 e G12 uguale a 0. Ah, trovo una vecchia conoscenza, il teorema di Pitagora. Dx cateto al quadrato più dy al quadrato, altro cateto al quadrato, uguale ipotenusa al quadrato, che è esattamente il teorema di Pitagora, è la formula di prima. Quindi la formula di ds è il teorema di Pitagora scritto su una superficie curva, niente di più. Il teorema che mi permette di trovare le distanze, così come nella geometria analitica di Cartesio usavo Pitagora, che è scritto qui, per trovare le distanze tra i punti con le loro coordinate. Ecco, ecco cos'è il ds², è già scritto, questo è il famoso ds². Quindi la formula ds² uguale eccetera è la generalizzazione del teorema di Pitagora a spazi che non sono euclidei, la superficie è curva, quindi non dovrebbe essere una superficie di tipo euclideo. E qui arriva il punto in cui finalmente Einstein vede quello che gli serviva, cioè questa invarianza del ds². Premessa, uno dice, ah bravo, avevi una superficie, hai fatto tutto con le coordinate x e y, no? Ma chi ti dice, per esempio, nel piano, chi ti dice di usare le coordinate cartesiane ortogonali? Nessuno. Ci sono tantissimi modi per dare le coordinate di un punto nel piano. Ci sono le coordinate cartesiane ortogonali di Cartesio, ma ricordate, un modo per dire dove sta un punto potrebbe anche essere vai in là di 3 metri, gira, non so, di 45 gradi a sinistra e vai in là di 8 metri. Questo è un altro modo per dire dove vai a finire, non per forza 90 gradi come Cartesio. Per cui ci possono anche essere quelle oblique, per esempio, con i due assi obliqui, individuo comunque i punti P con due numeri reali, x e y, e poi ci possono essere anche le coordinate polari. Vedete qui il punto P, ah, per dire dove sta il punto P, uno potrebbe dire girati in un certo angolo e poi continua di 3 metri, un certo angolo rispetto a una certa retta, e poi vai avanti di 3 o vai indietro di 1. E in realtà le coordinate polari a uno che non è molto abituato possono sembrare un po' strane, perché adesso non ci sono lunghezze, c'è una lunghezza e un angolo. Però le coordinate polari, con tutto il rispetto ovviamente, le conosce anche un muratore. Questo è il modo con cui, quando insegniamo il Politecnico di Milano, cerchiamo di spiegare agli ingegneri da dove vengono le coordinate polari. Come fa un muratore a prendere la carriola piena di cemento e posizionarla là? Dice a quello della gru, guarda, storta la gru di un tot e poi allunga con la corticella la carriola. È esattamente quello che fa la gru. La gru sposta i punti in base alle coordinate polari. Vedete? Il carrello che scorre la distanza e la gru che ruota l'angolo. E la gru riesce a coprire ogni punto nel suo raggio di azione. Con due numeri. Quanto fa scorrere il carrellino e quanto fa girare la gru. Quindi distanza angolo. E ovviamente per ricoprire tutto il piano ci vuole una gru di bracci infiniti.
infinito, vabbè, questa è, era con una tematica quella che abbraccia l'infinito. Ah, puoi scegliere tante coordinate, bravo, allora adesso ti do un esercizio, piglia il tuo DS, lunghezza dell'archettino, adesso me lo ricalcoli per favore usando altre coordinate, x bar e y bar, oblique, polari, cilindri che seguono spazio, sferiche, strane, strampalate, quello che vuoi, però me le ricalcoli per favore usando le altre. Lui dice, guarda, non cambia assolutamente niente, perché il conto che ho fatto prima lo rifaccio esattamente tale quale. Chi se ne importa di chi erano x e y? Me le chiami x e y segnato, ti rifaccio il calcolo, il tuo DS quadro di prima, adesso mi viene una cosa così. Viene per forza una cosa così perché uno rifà lo stesso conto, non può venire una cosa diversa. Attenzione! Non può venire una cosa diversa in che senso? Nel senso che viene una cosa che ha la stessa forma. Adesso sarò più preciso, eh? Però che viene ancora una cosa simile alla prima con altri coefficienti che adesso ci ho messo un bar sopra perché sono diversi da quelli prima. Per esempio, non so, vi viene, prima vi veniva 2 di x alla seconda meno 3 di x di y più di x alla seconda, che ne so, adesso vi è venuto meno di x bar alla seconda più di x bar di y bar più 4 di y bar alla seconda. Per esempio vi è venuto così. Lui dice, va bene, benissimo. Cosa c'è di importante in tutto questo? Attenzione, quei coefficienti g cambiano al cambiare delle coordinate. E attenzione perché è fondamentale questa cosa, sono diversi se voi cambiate coordinate. Vedete? A sinistra avete 2 meno 3 più 1, a destra avete meno 1 più 1 più 4, se leggete i coefficienti g. Quindi sono diversi quando voi cambiate le coordinate. Ma cos'è che non cambia? Non cambia l'espressione con cui voi scrivete il DS quadro, perché lui è uno solo. Lui se ne infischia di come voi coordinatizzate la superficie. Quella lunghezza lì è un metro, punto e basta. Che voi un metro lo scriviate come 2 di x al quadrato meno 3 eccetera, o come meno di x segnato eccetera eccetera, è perché voi avete la libertà di scegliere le coordinate che volete. Ma la forma di quell'espressione quadratica, permettetemi questo termine, ma è evidente, rimane la stessa. Ed anzi, questa in realtà è una proprietà di quei numerini G lì. Cioè, in quei numerini G lì non cambiano in realtà in un modo qualunque, ma cambiano in modo tale per cui quell'espressione quadratica ha la stessa forma quando io cambio le coordinate. Questo è il punto cruciale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho l'espressione c11 di x alla seconda più eccetera eccetera, riscrivo l'espressione in una, usando altre coordinate oblique, polari, li ricalcolo, ottengo quelli col bar, con la lineetta sopra, ottengo l'espressione che ha la stessa forma. Cioè, cosa vuol dire che ha la stessa forma? Vuol dire che voi non potrete mai trovare l'ultima che ho scritto. Vedete l'ultima che ho scritto? C11 bar più eccetera più di x segnata alla terza. No. Questo non potrete mai trovarlo. Quel termine di x alla terza non ci sarà mai quando voi li cambiate. In questo vuol dire che ha la stessa forma. Questa è una proprietà di quei numerini G. E questa è la definizione di tensore. Un tensore, in questo caso G è il tensore che si chiama anche tensore metrico, è un complesso di numerini, in questo caso sono tre, però possono anche essere di più se gli indici sono tanti, ne potete avere anche tanti, questi numerini, ma è un complesso di numerini che vi verificano quella formula quadrettata. Cioè mantengono invariata la forma di una certa espressione quadratica in dx e di y. So che è ancora una cosa difficile, ma se ripercorrete le parole sono quello che vi ho fatto vedere.
quei numerini C vi mantengono invariata la forma di un'espressione quadratica, che è per esempio quella che sta a sinistra, in dx e dy, cioè quadratica perché c'è il polinomio di secondo grado in dx e dy. Questa è la definizione nel libro di Levi-Civit, se voi andate a leggerlo, del 25, calcolo differenziale assoluto, questa è la definizione di Levi-Civit da di tensore. Questa formula che io ho quadrettato, scritta non così semplicemente, ma in modo più difficile, ci sono delle derivate parziali in mezzo ogni tanto, ma è esattamente quello che ha visto Einstein, e Einstein ha detto, ah guarda, questo è esattamente quello che mi serviva. Perché? Bisogna vedere cosa ne hanno fatto Ricci, Courbas e Levi-Civit di questa formula. Quei G che vi ho detto, tensore metrico, vi ricordate i G vengono, se voi volete determinare la lunghezza di DS, il DS vi fa la distanza tra due punti. Quindi con questi G qui voi calcolate tutte le distanze. Calcolando tutte le distanze voi costruite tutta la geometria dello spazio. Quindi, per esempio, osservate che siete in geometria euclidea quando i G per caso, per una scelta di certe coordinate, vi ritornano quelli prima, vi ricordate? 1, il primo e l'ultimo e 0, quello in mezzo, per dare il teorema di Pitagora. Ah, se c'è un sistema di coordinate per cui ovunque questi numerini vi vengono così, la geometria euclidea. Quindi dentro il lavoro di Levi-Civit c'è tutta la geometria euclidea, ma c'è molto di più per questi G, c'è il fischio di essere 1, 1 e 0. In caso contrario non siamo in geometria euclidea, siamo su una bella superficie curva e con questo tensore metrico ricostruiamo tutto. Per esempio, non ve l'ho riportata perché è fuori luogo, ma con una formuletta dovuta a Riemann, con il tensore metrico voi lo spartite dentro questa formula, vi salta fuori la curvatura dello spazio. Vedete se è positiva o negativa, geometria ellittica e iperbolica, vedete tutto. Siccome potete calcolare le distanze, potete trovare anche le curve di... Non è proprio vero che sono queste, perché a me piace vedere le geodetiche come principio di inerzia, però è più facile allacciare la distanza in questo modo, potete trovare le curve di lunghezza minima, perché avete la distanza, quindi sapete, potete trovare via mano le curve che hanno la lunghezza minima possibile, se avete il modo per misurare le distanze. Ricordatevi anche Gauss, voglio un modo per misurare le distanze sulle cose curve, ovvero voglio un modo per trovare la curvatura dalle distanze, eccolo qua, è Levi-Civit generalizzato ovviamente. Qui trovo anche le geodettiche. Vedete che ho ricostruito la visione di Einstein. La visione di Einstein che vi ho raccontato all'inizio è esattamente questa. Questo è il libro di Levi-Civit, questa slide. Il libro di Levi-Civit è esattamente quello che voleva Einstein. Quindi Einstein vede in questo libro tutto quello che voleva. Perché? E questa è l'ultima slide e torniamo a quando ho chiesto aiuto a Grossman, dopo che si è studiato un po' di Levi-Civit, ha detto, ah, quell'invarianza formale che mi hai quadrettato, tu dici che rispetto ai cambiamenti di coordinate, tu matematico e geometra, cambiavi le coordinate e ottenevi delle espressioni che hanno la stessa forma quando cambi le coordinate. È proprio quello che la fisica vuole. Le tue coordinate geometriche sono, io da fisico, sono i miei sistemi di riferimento fisici. E la fisica mi dice, guarda, che la legge fisica deve essere la stessa in ogni sistema di riferimento, altrimenti che legge fisica è? Cioè non è la stessa, si cambia con il sistema di riferimento. Io sono qui in un universo, voglio che la legge fisica sia questa, sono qua in movimento mai rispetto al primo, voglio che la legge fisica sia ancora quella. Quello che ti ho quadrettato è a forma di una legge fisica, perché è un'espressione invariante rispetto al cambiamento di coordinate.
cioè è una cosa che non cambia quando io cambio il riferimento. Quindi gli spazi geometrici, quindi le leggi fisiche devono essere le stesse in ogni riferimento, proprio come negli spazi geometrici di matematici le espressioni invarianti che hanno dentro quei numerini che chiami tensori, poi il nome tensore è chiamato la coscia, non dalle vicinità, hanno la stessa forma in ogni sistema di riferimento. Quindi la forma è, diciamo, la forma della legge fisica. Punto numero uno. Punto numero due, a te le vicinità, il tensore metrico ti permetteva di ricostruire tutta la geometria? Benissimo. Allora io faccio così. Con le masse che ho nell'universo, tramite equazioni che poi sono state chiamate equazioni di Einstein, mi trovo il tensore metrico. Quindi qui ci sta la fisica, c'è un po' di fisica già qua. Cioè, dalle masse che ci sono, siccome mi determinano, ricordate, le prime slide, le masse devono determinare la geometria dell'universo. Siamo qui. Le masse con l'equazione di Einstein mi danno il tensore metrico, quei C11, C12, C22. Ah, una volta con il tensore metrico basta, l'effettività mi dà tutta la geometria dello spazio. E allora mi dà tutta la fisica. Ecco perché l'universo è geometrico. Perché una volta che ho il tensore metrico, ho sostanzialmente finito. Basta che do un nome fisico agli oggetti geometrici. Quindi lo studio geometrico differenziale dello spazio, che così costruisco seguendo come fa l'elicita, permette di trovare, per esempio, soltanto cose, curvatura, quello che volete, tutto quello che volete, ma per esempio i moti dei corpi esseri che sono sempre rettilinei e uniformi, quindi lungo, ci sono ovviamente altri interventi, lungo le geodetiche che l'elicita mi ha insegnato a trovare minimizzando le lunghezze. Io ho concluso e slide con l'appuntamento alla prossima. Grazie. Ecco, sapevo. E il termine doppio misto non è ancora risposto. Mi spiego. Se io sono al piano euclideo, piatto, e prendo le coordinate pazzesche. In particolare se non sono ortogonali. Sì. Mi spunta il termine. Sì, non è un problema. Se invece ce le ho ortogonali anche inclinate, come nel caso quelle di quelle. No, può spuntare, se ti tengo a base mobile. Coordinate polari. Che ti punta. C'è il termine visto, anche se sono ortogonali. Non dico coordinate polari e ortogonali. Quelle polari è in angolo non distante. I raggi e le circonferenze sono tutti in ogni punto ortogonali. Ah, intendi così. Sì. Punto per punto le direzioni delle coordinate. Perché fai il prodotto scalare tra il versore dell'angolo e quello a derivata radiale, che non dovrebbe esserci, sì. Sì. Visto che c'è. La patologia che fa spuntare il termine misto nel termine Pitagora non è di per sé la curvatura, ma il fatto che posso avere le curvature. La curvatura, perché anche se tu metti, se fai coordinate strane nel piano euclideo ti viene fuori quello lì. Se invece vado in una superficie curva, sì, prima o poi sì, mi salta fuori il termine misto. Sì. E di sicuro i coefficienti non sono 2, 3, 4, meno 1, ma dipendono da dove li trovi. Dipendono da dove li trovi, sì. Sono funzioni del punto, dei coefficienti. Sì. Che nel tuo esempio invece erano diversi dal sistema di coordinate all'alto, ma all'interno di un sistema di coordinate erano sempre fissi. Dipendono dal punto, sono funzioni del punto. E là no. Live dove? Nei due esempi c'erano dei coefficienti numerici fissi. Ah sì sì, perché io mi sono fissato il punto. Ah, tipo okay. Qua, sì sì. No no, ma tipo qui l'avevo anche scritto, eh. A parole sì. Ecco qui, per certi coefficienti numerici che dipendono dal punto P. Ok. Vabbè. Io volevo chiedere, abbiamo parlato prima del fatto che nel piano, nella geometria iperbolica, la somma degli angoli interni di un triangolo è minore di 180 gradi, un angolo piatto.
ma c'è un valore comune a tutti i triangoli della geometria iperbolica o ogni triangolo ha la sua somma degli angoli? Dipende dal modello che prendi, possono essere molto piccoli, dipende dal modello. Perciò ogni triangolo può avere la sua, non c'è una uniforme come per le figlie. Certo, è solo nel caso di equilibrio in cui è costantemente certo. Tanto a proposito di domanda, volevo solo dire che alla conferenza di Bertotti, del professor Bertotti che sarà qua, lui è stato responsabile di misurare la somma degli angoli interni del sistema solare con le sonde Cassino nello spazio, quindi vi racconterà questo esperimento che è stato fatto dalla NASA e dove la somma degli angoli interni del sistema solare è stata trovata essere differente da 180 gradi, come predetto dalla teoria della relatività generale di Einstein. Volevo solo fare questo appunto, scusami. Ciao. Sì, no, mi incuriosiva questa cosa. Le ricadute di queste scoperte o comunque di determinazioni che ha fatto Einstein della matematica, come tu hai spiegato, della geometria rispetto all'universo, ci sono delle ricadute tecnologiche? Sì, diciamo non è di mia competenza, ma diciamo, ai fini di quello che ho spiegato io, la ricaduta che a me interessa è il fatto di come la relatività sia costruita su questa geometria. Quindi questa per me è lo scopo della mia conferenza e la ricaduta. Poi in altre conferenze ci possono dire che a sua volta della relatività è GPS è fa anche il calcolo del moto dei pianeti, ad esempio Mercurio, la realtà generale ha predetto lo spostamento del perielio di Mercurio, quindi per i viaggi spaziali, diciamo così, in certe situazioni di gravità intensa vanno tenute conto le correzioni di Einstein. Sì. Ma anche il GPS? Sì, il GPS. Se non si mette il calcolo dei moti satelliti in realtà speciale, che ci dice che se un satellite va rapido, l'orologio ticchetta diversamente. E quello generale, che si dice che siccome in alta quota l'orologio ti inchietta diversamente, il GPS sbaglia, ma sbaglia di centinaia di metri. Cioè nella vita di tutti i giorni sì, c'è, cioè, la realtà sia speciale che generale. Una curiosità, scusi, quello che sta scrivendo è il termine misto, oppure è cambiato lettera nella foto, oppure... No, questo sì, però non l'ho domandato, adesso io ho preso la stessa foto che c'è nella volantina. Questo è in realtà... Questo è un altro tensore, vedete che ci sono due punti sotto come G. Il tensore metrico, indicato con la lettera G, non a caso, G gravità, perché è anche campo gravitazionale, lo trovate indicato nella forma più breve come GIJ, IJ in basso. Gli IJ sono i numerini che possono essere 1 o 2 nel nostro caso. Questo con l'R è in realtà un altro tensore che si chiama anche tensore di Ricci, che vi sta a indicare la curvatura, e questo caratterizza la curvatura dello spazio. Quindi mentre il G caratterizzava la metrica, questo caratterizza la curvatura e questo è presente insieme al G nell'equazione di Einstein. Le equazioni di Einstein sono scritte con R e G. E sono legate fra loro? Sono legate fra loro, sì. C'è una formula, diciamo, digeribile, semplice oppure improponibile? Sì, adesso dovrebbe essere cos'è R i K meno un mezzo... Cos'è? Vederla semplice, ma comprendere. Vuole sapere, è molto corta. Sì. Può essere scritto, sì. Sono 4-5 lettere. Sì. Però diciamo da significato profondo. Se fosse qui stiamo scrivendo il capo a 0. Qua allora noi possiamo dire che insomma, il linguaggio matematico è perlomeno l'unico linguaggio che ci permette di entrare, diciamo così, a cercare di capire qualcosa del fenomeno della gravitazione. Però per fare questo abbiamo dovuto prendere, diciamo, una geometria più generale. Allora, questo processo qua, no, che qui è spiegato relativamente al fenomeno della gravitazione, è possibile che si possa, diciamo così, considerare ancora più ampio, nel senso che cambiando, avendo una geometria ancora più generale e quindi da inventare, rientrino altri fenomeni
perché qua non sono previsti secondo te? Sì, diciamo anche la, diciamo dal punto di vista strettamente matematico, anche la geometria differenziale classica, insomma, è suscettibile senz'altro a generalizzazione. Sì, poi sì, che queste vadano nella direzione non di speculazioni matematiche, ma di applicazioni fisiche, può darsi benissimo, quello che ho chiesto io. In realtà, dunque, io non sono appunto un geometra di professione, quindi personalmente, diciamo, dal punto di vista di quanto la geometria si allontana dall'essere euclidea, non conosco grosse generalizzazioni di tutto questo. Ecco, adesso qui sì. Conosco delle generalizzazioni in fatto di dimensione, però questo qua non so quanto fisicamente è ragionevole, cioè le cosiddette, ci possono essere addirittura, per quanto strano possa sembrare, dei mondi che hanno dimensione infinita. Io vi faccio l'esempio del mondo di dimensione 2. L'universo, non so, potrebbe avere dimensione 3, 4, questo spazio-tempo, o 5, 6, non so, 26 per come altri li scrivi, adesso non lo so, però addirittura dimensione infinita, e questa invece la geometria è, non dico semplice, ma questa generalizzazione in geometria c'è, e ha anche delle applicazioni, non nella fattispecie per la relatività, ma per altre cose, sì. E poi volevo anche fare un po' questa osservazione e sentire cosa ne pensi, visto che qui abbiamo coinvolto anche il discorso storico, quando pare il fatto di riferimento ai greci, dove cercarono di spiegare le proprietà non con l'uso dei numeri, ma con l'uso della geometria, delle proprietà numeriche. Però i greci erano limitati dal fatto che si fermavano alla riga e al compasso, no? Alla retta e al compasso. Hai parlato di Cartesio, e uno dei più grossi risultati di Cartesio non è forse quello che questa geometria cartesiana ci permette di andare oltre la retta e il cerchio e la circonferenza, ma ci permette di spiegare le proprietà di una qualunque linea, chiamiamola così, regolare, mentre invece i greci al di fuori di queste due c'erano delle curve particolari, una quadratrice di linea e così via. Questo è notevole dal punto di vista del pensiero cartesiano. No, questo qua è esattamente, tra l'altro questo storicamente credo che sia anche il motivo per cui Cartesio ha introdotto le coordinate. Cartesio voleva risolvere un problema sollevato da Pappo, che era tipo rimasto aperto ancora da tanto senso, che anche lui è 300 a.C. circa, Cartesio nel 1500, qui sono 1800 anni. Questo problema era, come tanti in realtà, rimasto insoluto, non solo con riga e compasso, come i greci volevano fare, e se uno si limitava alla riga e al compasso, in realtà alla fine, a conti fatti, pochissimi problemi venivano a avere soluzione, ma addirittura con i metodi sintetici che pretendevano di usare gli euclidei, le difficoltà erano tantissime. E Cartesio ha proprio il suo primo articolo in cui ha introdotto le coordinate, era proprio con lo scopo di mostrare quanto semplice fosse la dimostrazione di un teorema che i greci non erano riusciti a dimostrare, un teorema tenuto a Pappo, adesso denunciato, forse non me lo ricordo neanche bene, era una configurazione un po' strana dello spazio. Quindi lui ha mostrato proprio questa particolarità, e è chiaro che da lì in poi, e soprattutto è corretto quanto dici di fronte alle curve, e questo è un altro punto di svolta, perché ancora nel Rinascimento c'era la tendenza a studiare delle curve, delle superfici che avevano nome e cognome. Sì, tu lo so, le coniche, piuttosto che la trattrice, la quadratrice, insomma, tante cose che si studiavano perché erano dichiarate così, erano costruite così, in un certo modo, vuoi che meccanicamente, piuttosto che davvero con riga e compasso. Invece sfuggiva il concetto di curva generale, quindi quello è una conquista. Pensate che adesso per noi, non so, l'idea di funzione. La funzione è qualcosa che associa a una variabile che chiamo x.
è una legge che manda x variabile in un'altra variabile y, una legge, dice guarda prendi x e elevo al quadrato, prendi x fai x più 1 e trovi l'altra variabile e continui per tutti gli x. Questi sono esempi di funzione, cosa c'è di più naturale? Questo concetto è arrivato solo nel 1800, quindi pensate che Newton e Leibniz sono del 700 e avevano già trovato il modo per fare derivati di integrali. Il concetto di funzione non c'era. Quindi oggi, per chi ha studiato un po' di calcolo differenziale, la prima definizione che si dà è quella di funzione. In analisi matematica si fa lo studio di funzione. L'analisi matematica è nata senza definizione di funzione. Addirittura ancora Eulero diceva che la funzione è un qualcosa scritto in modo analitico. Addirittura per lui il modo di x non era neanche una funzione continua, perché per scriverla dovevi scrivere x e meno x. E siccome dovevi scriverla in due modi diversi, non poteva essere una funzione continua. Questo lo pensava Eulero, Eulero è molto dopo Newton e Leibniz. Quindi pensate a quanto i concetti, come diceva Gianluigi per esempio per la geometria, ma quanto concetti che oggi sembrano del tutto naturali, pensare a una curva come la traiettoria descritta da un punto, cosa c'è di più naturale? Una curva nello spazio è qualcosa che segue una particella, nel caso della fisica, segue un punto geometrico, nel caso della geometria, ma sembrano talmente naturali proprio perché noi siamo abituati a una formazione di questo tipo. Ma non lo sono, sono concetti che sono maturati molto, molto lentamente. Quindi in questo svolte del calibro della geometria analitica o del calcolo infinitesimale hanno avuto un enorme po' del calcolo tensoriale, in questo caso hanno avuto un enorme peso per sviluppi anche attuali. Se ho capito bene, l'ha chiesto se c'era un collegamento tra il tensore metrico G e quel tensore di Dirichlet. Allora, fisicamente il tensore metrico corrisponde, come direbbe un fisico newtoniano che non sa la gravità, al potenziale gravitazionale. Il tensore, poi c'è cioè la derivata prima e la derivata seconda, quella è la derivata seconda, un pezzo alla volta. La derivata prima sarebbe la pendenza, come cambia il potenziale gravitazionale, quindi è collegato alla forza. E il tensore di Ricci, non proprio ma quasi, è collegato a come cambia il cambiamento di pendenza, quindi non la forza ma la differenza di forze, cioè la marea. Nella marea, sull'acqua intorno alla Terra, c'è la Luna che tira di qui e l'acqua verso la Luna è tirata un po' di più, quella dall'altra parte è tirata un po' di meno, quindi l'acqua si allunga e il livello cambia. Quindi quello è il tensore di marea, lo chiamerebbe un fisico newtoniano. Ci sono altri livelli, oppure diciamo fisicamente e comunque spazialmente sì, ci si ferma qua? Ci si ferma lì di sotto. Ok, grazie. Io volevo chiederti, ma la geometria solida, quando è stata introdotta? Cioè, sono in euclide? Sempre in euclide? Sì, sì, quello che si studia, diciamo, se io insegnassi a scuola, io userei gli elementi euclide, lì sentirei una geometria. E gli elementi di Euclide c'è tutto quello che uno fa a scuola. Quindi la geometria piana, la geometria solida, li trovi tutte lì. Poi dipende da cosa intendi, poi con geometria solida, io intendo costruzione solidi piani, delle particolarità nello spazio, tutte queste cose in Euclide ci sono. Perché stavo pensando, se, come tu stai dicendo, allora sono un po' perplessa, mi chiedo questo, se già Euclide aveva appunto era stato onnicomprensivo, no, rispetto allo spazio, come mai siamo arrivati così tardi a concepire uno spazio tridimensionale e addirittura poi c'è stata anche la quarta dimensione, quando si è cominciato a pensare allo spazio, se non mi ricordo bene chi l'ha introdotto. Sì, ora, sì, questa è una domanda che mi piace, che mi permette di dire una cosa che non ho detto prima. Se vi guardate, vi ho detto che Euclide non vogliamo dargli tanti torti visto quello che ci ha lasciato. In realtà lui ha affrontato il concetto di teoria assiomatica, come dicevo, cioè il fatto che non è importante cos'è un punto nella fattispecie della geometria, cos'è una retta, cos'è lo spazio, ma quante sono le proprietà che gli oggetti verificano. Però d'altro canto lui
e proprio per questo è rimasto limitato alla sua geometria ed idea, perché lui pensava che è vero che l'ha, diciamo, l'ha lasciata su carta in modo logico deduttivo la geometria, però lui pensava che per esempio il triangolo non fosse dettato dagli assiomi, quindi un insieme di tre punti non allineati, il triangolo è questo, ma fosse proprio il triangolo che tu tracci nella sabbia, che la retta fosse quella che tu tracci sulla sabbia, che il cerchio fosse il bordo della luna che tu vedi nel cielo. Quindi Euclide pensava che gli oggetti della geometria fossero esattamente quelli del mondo fisico. Poi lui cercava però di tirare fuori le proprietà astratte di questi oggetti, però gli oggetti erano lì e tu potevi trovarli nel mondo fisico. Ecco perché per esempio per lui la quarta dimensione era senso di esistere, perché nel mondo fisico, per come lo concepito lui, non c'era. La geometria non euclidea non c'era, perché negli oggetti che lui sperimentava, era anche uno sperimentale, l'avete visto prima nella scuola di Atene disegnare per terra, lui pensava davvero che il triangolo fosse quello che tu disegni per terra. Sì, però nei solidi le curve ci sono, lo prendi. Scusa? Nei solidi le curve ci sono, c'è il volume, quindi sì. Come poteva pensare, cioè non è che il mondo è piatto. No, infatti lui è solido da fare, come ti dico, negli elementi di Euclide ci sono vari tanti libri, gli ultimi libri, sono tutti di geometria solida, Lui credo che alla fine, le ultime pagine degli elementi mi sembra ricordare che sono la dimostrazione che i cinque poliedri regolari nello spazio, i poliedri regolari nello spazio sono solo cinque e sono quelli platonici, mi sembra che gli elementi ci siano. Allora sono stati fisici, è stata la fisica a non recepire, la geometria solida, una domanda, no, la mia, visto che... Dipende da cosa devi fare, cioè non è detto che se io voglio trovare come questo mouse lanciato dove cade devo usare le geodetiche di Einstein. Posso usare benissimo, se sono a dover a che fare con queste distanze, posso usare benissimo la meccanica di Newton. La meccanica di Newton mi dice che devo usare la geometria euclidea. Quindi, geometria euclidea va benissimo se tu devi fare certe cose. È matematica, la matematica è astratta, quindi tu dipende dal modello fisico che tu vuoi fare, allora in base a quello ti scegli la matematica che ti conviene usare. Einstein aveva proprio capito questo, che la geometria euclidea non faceva il caso suo, perché con la geometria euclidea tu descrivevi lo spazio piatto di Newton, mentre invece con la geometria di Levi-Civita, che non è euclidea, lui riusciva a descrivere l'universo che aveva nella sua mente. Quindi sì, è chiaro che poi tu ti chiedi come mai queste idee ci sono venuti 2000 anni per arrivarci. Beh, se tu non è proprio solo la matematica, perché devo dire che dai greci fino al 1400 progressi scientifici non ci sono in nessun settore. La matematica ha cominciato a rifiorire solo con il Rinascimento italiano. Quindi dalle famose distruzioni della Biblioteca di Alessandria, che è stata distrutta n volte, fino al Medioevo non c'è stato quasi nessun progresso. Per motivi soprattutto storici, qui non tanto legati all'incapacità. Nella fattispecie della geometria non euclidea, però, sottolineo quello che dicevo prima, cioè che i matematici erano convinti, probabilmente traviati dal pensiero di Euclide, che il quinto postulato dovesse essere un teorema. Infatti anche Poliai e Lobacevski erano convinti che fosse un teorema. Loro hanno costruito tutta la geometria non euclidea allo scopo di trovare una contraddizione logica. Inconsapevolmente hanno costruito la geometria iperbolica con la celebre configurazione di Sacchetti, c'è un bel libro di Lobacevski, si chiama Sulla teoria del parallelo, in cui fa vedere proprio i ragionamenti di Lobacevski, che conclude in modo misero dicendo questo adesso non può essere perché Dio forse non vuole così o qualcosa del genere, che era in realtà il punto in cui nasceva lo spazio iperbolico. Quindi probabilmente sono stati anche hanno ricevuto troppo dell'influenza questa aurea magica che voleva che il quinto postulato fosse davvero un teorema. Non si poteva dimostrare quantomeno, no, che il quinto postulato
fosse un teorema, dicendo che le geometrie non euclidee o i modelli che hai mostrato tu, quelli un po' in carré, dicendo che hanno la stessa consistenza logica della geometria euclidea, è giusto dire così. Esatto, quindi diciamo, sì, questo è un altro punto interessante, perché è un punto ancora legato alla teoria assiomatica, perché in matematica in generale, questo punto generale, quindi non solo della geometria, una teoria matematica può essere accettata, poi per quanto fisicamente possa essere ragionevole, applicabile o no, basta che sia logicamente consistente, quindi da essa non si possono derivare contraddizioni. Questo è sufficiente per affinché una teoria matematica possa essere accettata. Adesso, come dimostrare che non ci possono essere delle contraddizioni logiche? Questo era uno dei problemi, appunto, con cui i matematici volevano far saltare il quinto postulato, in realtà dimostrare, o meglio, far saltare la geometria continua, dimostrando che era logicamente incoerente. In realtà non sono riusciti, perché ci sono dei modelli, vuoi la sfera, vuoi il disco di Poincaré, vuoi tantissimi altri, come Gauss aveva anticipato. Questo fatto, tra l'altro, della coerenza è una questione molto delicata, perché diciamo l'arco è un po' un cane che si morde la coda, se voi continuate a ragionare, perché uno deve dire, va bene, la geometria della sfera è coerente, sì, perché mi hai, anzi scusate, la geometria ellittica in cui le rette parallele non ci sono, è coerente perché mi hai fatto l'esempio della sfera. La sfera verifica quelle proprietà lì e quindi, siccome c'è, è corrente. Contraddizioni, se c'è un modello concreto, non posso capire. Idem con l'iperbolica. Ah, però uno dice, guarda che sono tutti modelli costruiti nello spazio ordinario, giusto? Allora, adesso ti chiedo, lo spazio ordinario è corrente? Uno potrebbe dire, ah sì, perché è esemplificato da più o meno quello che pensiamo fisicamente come ciò che ci circonda. Comincia a scricchiolare. Cartesio ha dato la risposta, perché Cartesio costruisce la geometria sull'algebra. Cartesio ha chiamato punto, vedete che è sotto la definizione, ha chiamato punto una coppia di numeri reali x e y. Questo è un punto. Ha chiamato retta l'insieme dei punti le cui coordinate x e y verificano ax più b y più c uguale a 0 per certi a, b e c, equazione della retta, va bene. Comunque Cartesio ha ricostruito la geometria sopra l'algebra, quindi sopra i numeri. Adesso torno indietro, va bene, adesso però mi devi dire come mai i numeri saranno coerenti. Cioè non c'è nessuna contraddizione che ci può derivare dai numeri. Questo è un problema, è un problema famosissimo, che ce l'ha risolto un logico austriaco vissuto nel primo Novecento, Kurt Gödel. In realtà Gödel ha dimostrato che per certi versi la matematica è la scienza più onesta che ci sia, perché addirittura dimostra i propri limiti. Con i suoi stessi strumenti la matematica dimostra fino a che punto lei può dimostrare qualcosa. Infatti Gödel ha fatto vedere che la matematica dimostra di se stessa di non poter dimostrare l'assenza di contraddizioni logiche. Quindi questa cosa della consistenza è un problema difficilissimo, che alla fine però si risolve, come pensavano i vecchi, nel peggiore dei modi. Gödel ha infranto il sogno di Hilbert, questo era il primo problema di Hilbert, dimostrare che l'aritmetica di Peano è consistente. No, non c'è niente da fare. Se uno vuole usare le regole del gioco, non usare altri principi che sarebbero di valore dubbio, le regole del gioco sono quelle della matematica e della logica, non c'è niente da fare. Non potremo mai sapere se ci sarà una contraddizione logica nella matematica. Quindi dobbiamo accettarlo, e la cosa stupefacente è che proprio è stato dimostrato che è così. È stato dimostrato che non si può dimostrare
Quindi è una cosa molto difficile da comprendere come Gödel abbia potuto mettere in piedi una dimostrazione simile, è un formidabile gioco del pensiero umano, però in questo senso il problema della consistenza che parte da queste considerazioni, anzi probabilmente Hilbert, che era anche un grande geometra, è partito dai problemi di consistenza proprio quando ha rifondato la geometria. Quando vai a leggere, ecco perché mi licenzierebbero, perché io farei ancora gli elementi di Euclide. Invece oggi i libri di scuola sono tutti scritti usando i Grundlagen der Geometrie di Hilbert, cioè fondamenti di geometria. Lui ha riscritto tutto Euclide. E gli assiomi che voi oggi imparate a scuola sono in realtà quelli di Hilbert e non quelli di Euclide. E il problema dei fondamenti gli è proprio venuto in mente quando ha riscritto i fondamenti della geometria. Ne ha scritti molti di più di quelli di Euclide, ma tutta questa problematica che si è conclusa con un fulmine a ciel sereno con Euclide è partita da qua. Volevo chiedere, abbiamo parlato delle geodetiche di Einstein. Sostanzialmente lei ha detto che un corpo si muove di rettilineo uniforme anche se si muove su una sfera, possiamo definirlo così, in quanto possiamo dipende da quello che definiamo anche diretta. Questo avviene nel caso in cui la presunta sfera è composta da materia, dallo spazio. Ma con le geoidetiche avviene con l'energia questo processo, cioè, mi spiego, avviene tramite un principio di energia nel senso che segue la geoidetica perché c'è meno energia, perciò è come se gli desse, come se ci fosse una specie di sfera fisica che gli desse la rotta, oppure c'è qualcosa di più complicato? No, secondo me c'è qualcosa di più semplice addirittura, perché la geodetica sulla sfera, come dicevo io, è il principio di inerzia. Il principio di inerzia non vuole energia, vuole solamente l'assenza di forze. Quindi questo può essere utilizzato dicendo, guarda, se tu punto, biglia, sei costretto a stare sulla sfera, fai finta che non ci sia gravità nella sfera, non c'è forza. Gli do un colpetto, gli do una velocità iniziale, se lei è costretta a stare sulla sfera, stai pur certo che questa biglia fa il meridiano e continua a girare per il meridiano. Proprio perché quella è la curva che lei prende dal principio di inerzia. Quindi il moto rettilineo uniforme, il fatto che divenga il meridiano sulla sfera, è proprio perché non hai nessuna forza e lei è costretta a viaggiare lungo la linea. Poi diciamo, l'energia in un certo senso c'entra, però secondo me non tanto quanto la sfera perché è una massa, in quanto le geodetiche l'ho anche scritto prima, forse da lì che ho buttato una mano, perché ho scritto energeticamente. In realtà le geodetiche sono anche le curve energeticamente più convenienti, nel senso che se uno scrive l'energia spesa dal punto nel viaggiare lungo una curva e minimizza quella, questo è un principio di economia della natura, ritrova le geodetiche. Questo è una dualità che hanno le geodetiche: minimizzare la lunghezza percorsa e minimizzare l'energia. Questi due approcci a me sinceramente non piacciono né uno né l'altro. Infatti io ai miei studenti, insegno geometria differenziale, gli faccio proprio l'approccio principio di inerzia. La geodetica è la linea che percorre un punto quando, diciamo, nelle curve che non sono accelerate. Quindi il principio di inerzia, io voglio scriverlo come partire da F n A, A uguale a 0, questo è il moto rettilineo uniforme in Newton, no? A uguale a 0, velocità costante, ecco. Basta che tu scrivi che cos'è l'accelerazione di una curva su una superficie invece che sul piano. Ti viene fuori un oggetto che si chiama, puoi chiamarlo accelerazione tangenziale, se cerchi in letteratura puoi anche chiamarlo derivata covariante, se sei incuriosito da questo nome vai a cercare questo. La definizione di geodetica è proprio derivata covariante zero, che vuol proprio dire le curve che non hanno accelerazione. Quindi questa secondo me, poi queste varie interpretazioni, l'approccio energetico però è stato molto seguito, perché tieni conto che quando Lagrange nel 700 ha rifondato la meccanica, e si chiama anche meccanica lagrangiana, ha proprio usato le geodetiche come curve che minimizzano l'energia spesa, si chiama anche approccio variazionale. Quando pensate, quando vedete questa parola variazionale,
pensate sempre che c'è sotto il principio di economia della natura. E l'approccio di Lagrange è estremamente unificante, perché tra l'altro con Lagrange voi costruite l'intera meccanica in questo modo, andando a fare le curve di energia minima, un po' come qua Einstein ha fatto, però lì non ci vuole giusto differenziare, lì basta il cosiddetto principio della minima azione, se qualcuno ha già orecchiato questo modo. E con lì è veramente unificante, lì tra l'altro con Lagrange, con un calcolo, tu dimostri F uguale a MA. Quindi da una teoria che sembra più complicata, ma è basata su un principio molto credibile, tu alla fine arrivi a dimostrare la legge di Newton, che è rimasta, se veniamo in ambito schematico, diciamo gli assiomi della dinamica per 300 anni. A proposito di questo, c'è un libro del Castelnuovo che afferma proprio questo, che si richiama proprio a dire che è stato bandito il senso comune dalla scienza, perché il senso comune è troppo superficiale. Invece proprio in base a quello che diceva il relatore, lui si richiama al senso comune e dice: quando un corpo è libero muoversi, percorre appunto la traiettoria rettilinea, e dopo il termine rettilineo va ovviamente riferito al tipo di geometria che si fa. E questa è un'interpretazione del senso comune, capisci subito, per dire attenzione che non sempre la scienza, che sembra difficile allontanarsi dalla mentalità, dall'esperienza, invece se si riflette, sempre riflettere, magari si scopre anche il contrario. Ringraziamo Luca.